Allora, siamo fatti in visita a Como, è passata all'ospedale Valduce, uno dei temi fondamentali anche in questi giorni qui a Como, l'emergenza nei pronto soccorsi, che rilancia ovviamente il tema sanitario al centro, immagino, della sua campagna elettorale. Il tema del pronto soccorso è un tema non solo regionale, è un tema nazionale. Occorrerebbero più investimenti perché nell'ultima manovra il governo ha, in termini di risorse rispetto al PIL, ha diminuito gli investimenti, che erano del 7%, sono scesi intorno al 6%. Quindi occorrono più investimenti e occorrono investimenti proprio per le risorse umane. Vale a dire che tutte quelle figure professionali importanti, come le figure che operano all'interno del pronto soccorso, devono essere pagate anche meglio. Questo è il problema, che è un problema quindi di programmazione nazionale, ma anche un problema di risorse. Anche perché molti. La regione sta attuando un piano, che era il piano che avevo ideato io, per attivare gli ospedali di comunità, che sicuramente saranno uno strumento per alleggerire la pressione ospedaliera. Questo cosa significa? Che a volte in ospedale rimangono persone che non possono rientrare a casa perché non sono ancora nelle condizioni di rimanere a casa e quindi occupano letti in ospedale. Nella nostra programmazione avevamo inserito 2.000 posti letto in più negli ospedali di comunità, che man mano stiamo realizzando, la regione sta realizzando. Questo consentirà di poter alleggerire la pressione sugli ospedali e far dimettere le persone che magari non sono ancora pronte per tornare a casa, ma possono entrare in queste strutture protette a breve degenza e a bassa intensità di cura. Quindi si liberano posti letto e questo significa anche poter avere posti letto disponibili per non lasciare le persone in pronto soccorso. A questo io avevo aggiunto una delle mie ultime delibere, era stata di chiedere a tutte le unità mediche, delle strutture mediche di medicina generale, di lasciare comunque un certo numero di posti liberi per il pronto soccorso. È stata una delle mie ultime delibere, mi auguro e spero che facciano i giusti controlli per vedere se queste misure poi vengono concretizzate. Per Como e Varese, che sono zone di confine, un altro elemento negativo è dato dal fatto che molte figure sanitarie preferiscono, allettati dagli stipendi, andare oltre confine. Cosa si può fare per cercare di fermarle? Allora, sicuramente torniamo al tema della programmazione e degli stipendi più elevati, perché quello è il nodo centrale. Poi si possono prevedere delle misure che possono essere regionali, che possono andare diciamo a favorire per esempio con alloggi che quindi possono integrare lo stipendio, e l'abbiamo anche già fatto, io l'ho fatto per gli infermieri, l'ho fatto per i medici, quindi si tratta di estendere un principio di diciamo di intervento che io ho già portato avanti. Per esempio, lo cito solo come titolo esemplificativo, per 200 infermieri a Milano abbiamo fatto una convenzione con Aller per poter dare agli infermieri la possibilità di avere un alloggio praticamente senza, come dire, un canone estremamente ridotto. L'abbiamo fatto con i medici dando ambulatori a costi assolutamente calmierati. È una politica che abbiamo iniziato a fare e va estesa. Chiarissimo. Un altro tema fondamentale è quello dei servizi, del servizio ferroviario, dei trasporti. Noi quotidianamente diamo conto dei disagi, dei pendolari. Che cosa si può fare per migliorare il servizio? Ma guardi, il tema dei trasporti è un tema indubbiamente che tocca tantissime persone, soprattutto le persone della cintura di Milano che vanno a lavorare a Milano, gli studenti che dalla cintura, diciamo dalla seconda cintura, vanno a lavorare a studiare a Milano, e anche nelle comuni diciamo dai 15 ai 50 mila abitanti. È un tema che tocca meno i piccolissimi comuni perché hanno lavori più diciamo più stanziali. Rispetto a questo c'è una politica che riguarda Trenord che va rivista in maniera profonda. Ok, l'ultimo aspetto, quello economico, la Lombardia è infrenata da un po' di anni per quanto riguarda la crescita. Penso che questo sia un elemento di discussione, di valutazione molto importante. Sì, Lombardia non cresce da 10 anni, è una regione che è stata meno capace di altre regioni
di prendere per esempio risorse PNRR, quindi confrontandole col PIL, la regione Emilia-Romagna ha preso più risorse di quante ne abbia prese la Lombardia. È una regione che ha bisogno di essere, come dire, rilanciata, e deve essere rilanciata con politiche regionali che consentano uno sviluppo sostenibile, che consentano l'accompagnamento della trasformazione delle imprese, andando a capire territorio per territorio cosa fare. Quindi, per esempio, questo è un territorio a vocazione sicuramente turistica. Le presenze turistiche non sono ancora a livello di pre-Covid, e quindi qui le politiche che devono essere attuate sono delle politiche di potenziamento della offerta turistica, che in questo territorio è straordinaria. Ma questo territorio ha anche delle industrie di grande valore, ha la meccatronica, ha il tessile, ha il mobile, quindi sono imprese che hanno, per fortuna, tra l'altro in questo territorio c'è un saldo attivo tra export e import, vanno accompagnate per migliorare ancora la loro quota di export con manifestazioni internazionali, inviti nella nostra regione, nei nostri territori, aiutare a mettere in condizione le imprese a farsi conoscere sempre di più, anche se, ripeto, in questo territorio siamo sopra la media regionale dal punto di vista della bilancia tra export e import. Grazie. Una cosa al volo, lei arriva dal cuore della regione Lombardia, è stata all'interno. Cosa frena la Lombardia e cosa l'ha frenata in questi anni? Ma io credo che il freno della Lombardia sia anche molto dato da una modalità di gestire le tematiche in Lombardia a silos. Quindi si tratta del tema ambiente senza capire che il tema ambiente ha ripercussioni sul tema dell'agricoltura. Si tratta della formazione senza capire che la formazione ha un impatto sul lavoro e sull'industria. Quindi, per esempio, nell'ambito dell'industria, dell'impresa, c'è mismatch, quindi non c'è allineamento tra la domanda e l'offerta. Quindi occorre intervenire per far sì che i profili professionali siano coerenti con quella che è la domanda di lavoro, ma occorre intervenire aiutando anche le imprese attraverso l'innovazione a essere sempre più competitive in un mercato che è molto competitivo, in un mercato che cambia.